Di tutto non è mica detto che chi ha preso dei giocatori si sia per forza rinforzato. Voi sapete, ed è stato chiaro fin dall'inizio, noi abbiamo puntato solo su alcuni calciatori. Abbiamo pensato a Santa Croce prima e poi anche a Diakité perché rispondevano per tante ragioni tecniche, anagrafiche, no? Al prototipo del calciatore anche in prospettiva del Lecce. Ma li volevamo principalmente perché, per esempio, noi abbiamo tre difensori centrali. In un campionato così come quello nostro, e considerando per esempio che abbiamo tutte e tre i centrali in odore di squalifica, un quarto centrale ci avrebbe fatto comodo, però non potevamo prenderne uno qualsiasi o uno dei tanti che ci sono stati offerti. A questo punto io ritengo che o si vada sui giocatori come per esempio è successo per Tomovic, che sono effettivamente in grado di dare alla squadra un qualcosa in più per elevarne il tasso di qualità ed esperienza, altrimenti secondo me non ha molto senso. In questo noi non siamo stati molto fortunati, perché poi all'ultimo momento avevamo anche la possibilità, cioè negli ultimi giorni, quando abbiamo capito che non potevamo raggiungere nessuno di questi obiettivi, avevamo anche coltivato. Ci eravamo anche soffermati sulla possibilità di un giocatore di grande esperienza e qualità come Fernando Meira per questi sei mesi. Ma non essendoci stata nemmeno lì la possibilità poi di perfezionarlo. E così per l'attacco, l'infortunio di Ofere ci ha un po' spiazzati, ma anche lì io ho pensato che fosse venuto qualcuno valido con determinate qualità e caratteristiche, altrimenti non valeva la pena. Anche perché in rosa io ritengo abbiamo, e qui vengo poi alla seconda parte della tua domanda, secondo me abbiamo dei giocatori con le caratteristiche tali, con capacità offensiva, da poter essere utili ed essere sfruttati anche in altri ruoli. In più, se Sheva si mantiene queste caratterialmente rientra in queste condizioni, è sicuramente un giocatore che potrà dare anche il suo contributo. Per cui obiettivamente non siamo stati molto, molto fortunati in queste situazioni. Anche all'ultimo momento la possibilità di avere un giocatore anche giovane con caratteristiche da prima punta è sfumata per un non nulla, insomma, quindi sì. No, a destra c'erano delle situazioni un po' più complicate che riguardavano gli aspetti contrattuali fra le società, poi c'era, ma l'abbiamo cercato anche lì, anche con la collaborazione di Preziosi, il quale è stato sempre disponibile con il sottoscritto, con il Lecce a qualsiasi ipotesi possibile, e non ultima quella di destro, anche di trovare una situazione tale che potesse permettere al ragazzo di venire da noi. Non siamo stati in questo molto fortunati, però ci abbiamo provato con quei calciatori che rispondevano anche in prospettiva alle nostre esigenze per andare sempre nella
direzione che, di questo famoso e benedetto progetto che abbiamo, cerchiamo, insomma, abbiamo cercato di iniziare, e cerchiamo sempre tutte le volte che è possibile di percorrere come strada, capito?